mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Senza le donne non ci sarebbe stata la resistenza. In un'Italia che ancora negava loro il diritto di voto, a lungo è stata colpevolmente messa in ombra la decisiva componente femminile del movimento popolare antifascista. In alcune città venne perfino data indicazione che non partecipassero alle sfilate partigiane del 25 aprile 1945. Invece l'apporto delle donne, delle partigiane, fu decisivo. Rivestivano i militari in fuga, dividevano il poco cibo con i ribelli e davano loro rifugio clandestino nelle abitazioni e nei fienili. Trasportavano le armi e l'esplosivo con la loro bicicletta, trasmettevano i messaggi dei comandanti partigiani e facevano la spola fra la montagna e le città. Diffondevano la propaganda antifascista, organizzavano gli scioperi, assediavano le caserme dopo i rastrellamenti. Fu la prima grande esperienza di emancipazione femminile alla base della futura democrazia. Io sono Gianna Radiconcini. Mi chiamo Teresa Vergalli. Mi chiamo Ida Valbonesi. Mi chiamo Olivia Menapace. Nata a Roma il 27 maggio del 1926. Sono nata a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, l'11 ottobre 1927. Sono nata a Forlì nel 1924, il 2 giugno. Sono nata a Novara il 3 aprile del 1924. Non avevo nome di battaglia perché le staffette spesso non lo avevano. Nome di battaglia Annusca. Staffetta unica dell'Emilia Romagna. Partigiana combattente con grado di sottotenente. Francesco! 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 La scena immortalata da Roberto Rossellini nel film Roma, città aperta, Gianna Radiconcini l'ha vissuta in prima persona il 3 marzo 1944. Staffetta dei GAP, gruppi di azione patriottica, era al fianco di Teresa Gullace nel film E Anna Magnani, quando viene falciata da una raffica davanti alla caserma di via Giulio Cesare. Nel dopoguerra Gianna Radiconcini diventerà la prima corrispondente all'estero della RAI. Io vorrei cominciare proprio dal 3 marzo 44, in via Giulio Cesare, davanti a una caserma, si raduna un grande numero di donne. Perché? Perché i nazifascisti fermavano di abitudine i tram e prendevano tutti gli uomini che fossero nati fra il 10 e il 25 e poi li portavano nelle caserme, quindi li smistavano e li mandavano a lavorare come schiavi nel Grande Reich. Le donne che erano riunite lì erano le mogli e le madri e le sorelle di questi che non erano tornate a casa, ed erano molte, molte, saranno state almeno un centinaio. Di donne che gridavano, di donne che gridavano come pazze perché cercavano appunto di avere notizie del loro caro. E insieme successe che le mie cape, che erano Laura Lombardo Radice, che poi è sposato in Grau, e Marcella Ferrari, mia ex insegnante della scuola, ci dettero delle indicazioni. Ci dissero di trovarci alle ore 9 del mattino nel viale Giulio Cesare, dove appunto era accaduto questo fatto. E appena arrivate, da pochissimi minuti, io ero sul marciapiede di fronte alla caserma, e sull'altro marciapiede c'erano varie donne, fra cui
ne individuai subito due, mi colpirono. Una perché c'aveva tanta cicoria, ma sopra un coltello che brandiva contro questi assassini. E un'altra perché era molto avanti nella gravidanza, aveva una grossa pancia. Ed era Teresa Gullace. Che già aveva cinque figli. Aveva cinque figli e aspettava il sesto. E in quel momento. Perché era lì Teresa Gullace? Perché aveva il marito e figlio, il più grande di anni 18, che erano detenuti. Allora uscì all'improvviso una motocicletta in cui c'era un SS che guidava e un giovane SS, giovanissimo, c'era avuto 20 anni, biondino, che stava a cavalcioni con un mitra in mano. A un certo momento ha dato una sventagliata con questo mitra e all'improvviso tutto si è ammutolito e un istante dopo ho visto una donna per terra in un lago di sangue e questa donna era poi, come seppi dopo, Teresa Gullace, la donna incinta che avevo visto. Intorno al corpo di Teresa Gullace si formò una nuova manifestazione, fu in qualche modo... Poi dopo nel pomeriggio tornammo a fare una dimostrazione molto, molto più nutrita ed eravamo veramente migliaia e tutto il non solo i marciapiedi ma proprio tutto il viale era coperto di partigiani staffette. Possiamo parlare di una resistenza delle donne? Sì, anche, ma eravamo antifascisti, non aveva molta importanza se eravamo maschi o femmine. Le donne però avevano ruoli specifici. Io sì, nel senso che ero un aiutante in quanto staffetta, però c'erano delle vere partigiane, per esempio Marisa Musu, che pure aveva età mia, cioè 17 anni, che era abbastanza eccezionale, era tenente dei GAP. In una circostanza... Lei ha dovuto fare anche una scelta di tipo personale per poter ottenere della dinamite. Sì, no, sì. Una mia ex compagna di scuola mi disse che un suo compagno, anche lui di scuola, possedeva molti chili di dinamite che voleva vendere. Allora non so perché lo offrì a me. E io, che conoscevo molti partigiani, andai da questi amici partigiani e dissi: ci sono tot chili di dinamite che possiamo comprare. E loro mi dissero: comprali immediatamente, tutti e due. E io dissi: sì, ma con i soldi di chi? Ah, quello te la vedi da solo perché noi soldi non ne abbiamo affatto. Allora non trovai di meglio che vendere la Madonna di Pompei, medaglietta per il battesimo e la catenina che reggeva la medaglietta. La vendetti, all'epoca l'oro valeva molto, e con quel ricavato comprai la dinamite e poi la portai in giro per Roma per metterla sotto il divano del salotto di casa mia. Quello che ho imparato è dal coraggio, se vogliamo, che ho dovuto in minima parte almeno usare nella resistenza e dai valori che sono nati dalla resistenza e che ho conosciuto bene nel Partito d'Azione hanno influenzato e informato tutta la mia vita, tutte le mie scelte, anche quelle private. Teresa Vergalli, figlia di contadini antifascisti di Bibbiano, è una giovanissima studentessa quando deve raggiungere i partigiani sulle colline di Reggio Emilia. Lassù, alle pericolose missioni di staffetta, dovrà sommare un nuovo incarico, la formazione politica dei combattenti. Io leggo sul foglio matricolare del distretto militare di Modena la qualifica gerarchica di partigiano combattente. Infatti è la qualifica giusta, anziché quella di staffetta, che è un po' riduttiva staffetta. Invece eravamo combattenti come tutti gli altri, anzi rischiavamo forse di più. Anche lei è stata dotata di un'arma. Era un'arma ridicola che i partigiani mi hanno regalato. Era una pistola tutta cromata bianca, sembrava un giocattolo.
c'aveva un caricatore, c'erano dentro quattro pallottole. Era talmente piccola che me la mettevo nel reggiseno perché avevo paura che mi arrestassero e pensavo che se mi arrestano me la metto nella tempia e mi sparo, perché avevo paura delle torture e avevo paura di non resistere e di essere costretta a fare i nomi degli altri partigiani. Una ragazza così giovane, poco più di 16 anni, che aveva dovuto lasciare la scuola, che incarico, che attività poteva svolgere in montagna, in mezzo ai combattenti? Aspettava il compito di propaganda verso la popolazione e di cultura e preparazione ai partigiani. Cosa spiegavamo? Studiavamo delle lezioni frutto del lavoro di Dossetti. Giuseppe Dossetti, che poi è stato uno dei padri della nostra Costituzione. Era le lezioni che lui aveva fatto all'università sulla storia del Risorgimento, su Garibaldi, Mazzini, Cavour. E noi spiegavamo la storia ai ragazzi partigiani, che erano tutti ragazzi che avevano poca scuola, quasi tutti contadini che avevano fatto magari fino alla terza elementare. Erano molto interessati. Lei era figlia di un comunista che diventerà il primo sindaco di Bibbiano dopo la liberazione, dopo essere stato condannato a morte ed essere sfuggito fortunosamente. Il fatto di avere questa relazione per cui insegnava sulle dispense di un cattolico non costituiva allora un motivo di attrito? No, noi sapevamo che era un cattolico, eravamo molto contenti di sapere che c'era qualche cattolico con noi. E poi non era una cosa strana. C'avevamo i preti poveri con noi. Questa è la storia. Questa è la storia. Poi c'era l'altra spiegazione su cosa volevamo fare dopo. Cosa voleva dire andare a votare? Che differenza c'era fra un sindaco e un podestà? E poi parlavamo dei diritti delle donne. Ma a quell'epoca le donne non avevano il diritto di voto. Non avevano diritto di voto. E quando gli dicevamo che potevano andare a votare, erano molto preoccupate, paurose di sbagliare. Ma il fatto che ci fossero donne fra i partigiani era visto bene o era oggetto di maldicenza? All'inizio so che ci sono state delle polemiche perché le partigiane erano negli distaccamenti insieme agli uomini. E poi a un certo punto quel cattolico, Marconi si chiamava, ha sollevato il problema, ha detto: non è serio, le donne mettiamole da sole perché creano problemi. Aveva detto in quelle stesse disposizioni che era bene che le partigiane non si mettessero i pantaloni, che era segno di troppa emancipazione, troppa poca serietà. Mi ricordo che la mia amica Laila ha detto che si era arrabbiata moltissimo, ha detto: come? Io rischio la vita, qui mi devo preoccupare di queste stupidaggini. E poi, io c'ho freddo, fa un freddo cane. Dice: almeno i pantaloni mi difendono un po' di più. Che poi erano i pantaloni dei padri, dei fratelli. Mica erano dei pantaloni fatti per le donne. Ida Valbonesi, apprendista sarta di Forlì, a 16 anni è già alla staffetta del comando unificato dell'ottava divisione Garibaldi, che agisce fra Emilia e Romagna. In città partecipa alla fondazione dei gruppi di difesa della donna, protagonisti il 24 marzo 1944, lo stesso giorno dell'eccidio delle fosse ardeatine, di una vera e propria rivolta popolare. Nella caserma Ettore Muti i repubblichini hanno fucilato la sera prima 5 giovani renitenti alla leva. Altri 10 dovranno subire la stessa sorte, ma le fabbriche entrano in sciopero e le operaie si mobilitano in difesa dei propri figli. L'ultima volta che ho parlato con i giovani in una riunione dei giovani, l'unica domanda che hanno fatto: quanto si prendeva? Allora ho detto: quanto si prendeva di soldi? Per fare la staffetta partigiana. Allora ho dovuto spiegare che la staffetta non prendevano niente. Il mio cuore, il mio sentimento, la mia idea mi portava che era giusto fare la staffetta in quel periodo lì. Portava solo messaggi o toccava portare anche delle armi?
portavo delle armi, portavo delle pistole, portavo delle bombe a mano. So che una volta si è trovata al posto di blocco insieme a Luciano Lama, che sarebbe diventato il segretario della CGIL dopo la guerra. Sì, sì. Quelli eravamo Forlì. Eravamo nella zona del mercato delle bestie. Dovevamo spostarci. Io avevo una borsa con delle munizioni. Erano solo munizioni. E lui aveva la pistola. Era in estate, quindi vestiti dall'estate. Una camicia lenta per lui. Ci hanno fermato. C'era fascisti e tedeschi. Mi hanno preso, mi hanno messo a sedere, che in quella zona lì c'era un fosso, nella rima del fosso, con uno che mi, col fucile, mi badava. E gli altri si sono messi. Il tedesco ha visitato tutto. La perquisizione? La perquisizione a Luciano Lama. Ma è una perquisizione ridicola anche, perché aveva una camicetta estiva. Si è girato e ha detto, va bene, non ho niente, insomma, ha fatto... Mentre i fascisti volevano farlo anche loro. Lui si è arrabbiato, diceva, comando io, il comandante sono io, ho fatto la perquisizione, quindi basta, andiamo. Così Luciano Lama è stato molto fortunato quella volta. Siamo stati fortunati in due, perché si sapeva Luciano Lama e andava in due. Lei ha vissuto l'esperienza di organizzazione antifascista delle donne qui a Forlì. Sì. Dove sono nati questi gruppi? I gruppi sono nati nei vari rioni delle città e delle campagne. In campagna poi le donne erano, non dico la maggioranza, ma ce n'erano parecchie nei gruppi di difesa della donna. Addirittura nell'interno dell'ospedale si era organizzato il gruppo di difesa delle donne, con le suore anche, con le suore anche. E sapete quanti partigiani hanno liberato dall'ospedale di Forlì? I gruppi di difesa della donna a Forlì sono stati protagonisti di una giornata molto importante, il 24 marzo 1944. È vero, è vero. La mattina del 24 marzo si sa che devono fucilare 10 giovani perché non si erano presentati alle armi, sì, all'arruolamento tra i repubblichini. Allora, sia nell'interno delle fabbriche, sia fuori, quando abbiamo cominciato a dare la voce, e anche i gruppi di difesa della donna hanno cominciato a fare una gran cagnara. E ci siamo trovati dopo tutti quanti di fronte alla caserma dove dovevano fucilare i 10. C'erano tutti questi giovani col fucile spianato e non ci potevamo mica avvicinare. Ma le donne erano cattive, si erano arrabbiate veramente. In mezzo a quelle donne c'erano anche qualcuna che aveva dentro il ragazzo che era stato preso, che doveva essere fucilato. Cosa hanno ottenuto le donne con questa manifestazione? Hanno ottenuto che non sono stati fucilati. Lì hanno anche sparato, eh? Una donna è stata ferita. Ma nessuno è scappato. Lidia Menapace è una studentessa dell'Università Cattolica di Milano che a 19 anni, col padre rinchiuso in un campo di prigionia in Polonia, decide di arruolarsi nelle file della resistenza a Novara.
rifiuta la dotazione di un'arma da fuoco perché non vuole colpire le persone, ma più volte trasporterà esplosivo per distruggere le infrastrutture nemiche. È attiva nel Piemonte orientale tra la Valdossola e la Valsesia. Da pacifista, quale è rimasta anche nel dopoguerra, rivendica però ancora la qualifica di sottotenente, partigiana combattente. Non basta dire staffetta. No, no, io contesto l'idea che le donne potessero essere solo staffette. Questo suo dover andare dalla pianura alla montagna provocava anche, essendo lei una giovanissima ragazza, pettegolezzi, maldicenze? Sì, naturalmente, questo è chiaro. Questo era da includere, ma questo io lo sapevo già. Perché già il fatto stesso che io scegliessi di studiare, che mi piacesse andare in montagna, che andavo in giro, che avevo amici, era considerato un segno negativo. Cosa dicevano di voi staffette partigiane? Di noi staffette partigiane dicevano che eravamo le donne, le ragazze, le puttane dei partigiani. Addirittura? Sì, 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 sì. Come spiega questo pregiudizio? Era un pregiudizio caratteristico della cultura generale italiana, che era sotto questo profilo mediamente più arretrata di quella di altri paesi europei, dove c'era una maggiore emancipazione femminile. Forse dipende anche dal fatto che era considerata una guerra e la guerra è faccenda di uomini. Invece lei pensa che la resistenza non fosse solo faccenda di uomini? No, certamente no. Perché un popolo, quando resiste, resiste come popolo, e del popolo fanno parte le cittadine e i cittadini. Anzi, per la verità, le cittadine sono di più dei cittadini. Lei sostiene che senza le donne non avrebbe potuto esserci la resistenza. No. Perché? Perché dove sono finiti tutti quelli che scappavano? Hanno trovato qualche donna che li ospitava. Però il giorno della vittoria, della liberazione, alcuni dirigenti politici... Beh, alcuni dirigenti politici, Togliatti, mica un ragazzino che passava di lì, Togliatti disse meglio che le donne non partecipino alla sfilata di Milano, quella del 25 aprile appunto, perché il popolo non capirebbe. E come lo spiega un Spiego che Togliatti era di mentalità pari a quella degli altri maschi del suo tempo, era più colto, più intelligente, bravo politico, tutto quello che vuole, ma anche lui convinto che, insomma, le donne... Però lei la sfilata l'ha fatta. Sì, certo. Ecco, non si è lasciata intimidire... No, potevano dirmi quello dalle che dalle direttive di partito. Potevano dirmi quello che volevano, io tanto facevo quello che ritenevo giusto. È rimasta partigiana tutta la vita? Sì, perché io sono ex insegnante, ex questo, ex quell'altro, ma partigiana sono. Non si diventa ex, perché fare la partigiana è una scelta di vita. Raccogliendo con l'ANPI centinaia di testimonianze partigiane della resistenza, o meglio delle molte resistenze, sono riemersi anche i canti, entrati a far parte della memoria di un'Italia in lotta per liberarsi del giogo nazifascista. Dio che macello, quando arrivò a San Lorenzo Bello, non c'era più un palazzo per guardarlo, tra le rovine tutta la gente grida, chi cerca il padre e il figlio, chi cerca la famiglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.